Questo ti ricorda qualcosa, vero? Oh, che succede? Sento i suoi pensieri. Ho sentito dire che voi, dame dei ghiacci, vi bruciate al solo contatto con questo antico talismano. Proviamo! No, vi prego, no! No, aspetti! Allora... Brava bambina, così mi piaci! Adoro le tue lacrimucce! Non perderti d'animo. Appena potrò, ti farò uscire da questa prigione. Tu mi ricordi la mia sorellina. Dovrebbe avere più o meno la tua età. È il momento. Tarukane non è al palazzo. Ci sono poche guardie. Andiamo! No, aspetti. Se scoprono che mi aiutate a fuggire, la puniranno, ci ha pensato. Non importa. L'unica cosa che conta è che tu sia libera. No! Guardate un po' chi si vede. Il nostro amico Giunta. Che mollusco. Mi deludi. Guarda che roba, sei ridotto a uno straccio. Come faccio a giocare con te? Ne ho abbastanza di voi. E di quel grasso verme schifoso. Come si fa a essere crudeli fino a questo punto? Ma che bella sorpresa! Sprizzi rabbia e potere astrale da tutti i pori. Meno male, ho qualcun altro con cui trastullarmi. Yusuke! Ma va al diavolo, non mi importa un fico secco di te, quindi levati dai piedi. È quel bastardo che voglio picchiare, come un materasso! Cosa? È con me che ce l'hai, figliolo? Non farmi ridere! Vorresti picchiare il sottoscritto? E in che modo? Kaguro, basta scherzare, lo faccia fuori! Sentito, bello? Spiacente, ma è finita! Basta, mi hai stufato! Testa dura, Te l'ho detto, ragazzo, sei una lumaca. Lascia perdere, posso prevedere ogni tua mossa. Purtroppo è vero. Senti, Urameshi, devi farmi un favore. Coraggio, fratellini, è ora di chiudere l'incontro. Avete il mio permesso di farli a pezzi. Agli ordini, signore. Non farlo, Kuwabara, è rischioso. Botan ha ragione, se non funziona quello ti spedisce all'altro mondo. D'accordo, allora morirò. Sarà comunque meglio che arrendersi. Allora. Va bene, farò come vuoi, Kuwabara. Così mi piaci, sei pronto? Certo! Ecco che ci riprova. È molto tenace, ma non sa che va incontro alla sua fine! Arriva il turbo! Vai, Kuwabara! È stato geniale. Aumentare la velocità col potere astrale del tuo amico. Complimenti. Che? Non è possibile. L'incontro è finito. Sembra che io abbia vinto. A questo punto l'ammontare della scommessa aspetta a me. Naturalmente farete in modo di versare l'intera somma prima di domani. Bene, mi auguro che vorrai invitarci ancora, Tarukane. È stato bello. Oh, che sciocco, dimenticavo. Come puoi farlo, sei rovinato.
Grazie, è stata una riunione molto interessante. Presto, Sakashita, fa preparare l'elicottero. Ce la filiamo e portiamo con noi Yukina con le pietre Irui. Potrò rifarmi velocemente della perdita. Come vedi, Tarukane, ora sei rimasto solo. Devi aver sigillato la cella di Yukina con i talismani. Per questo non sono riuscito a localizzarla neppure col mio terzo occhio. Ma quando l'hai fatta uscire, hai commesso un grave errore. Ehi, no, aspetta un secondo. Io sono molto ricco, posso coprirti d'oro. Anzi, guarda, ti propongo un affare. Yukina è in grado di produrre delle pietre preziose. Se passi dalla mia parte, saranno tue. No, che guaio, siamo fritti! Che c'è ancora? Dobbiamo assolutamente fermarlo. Se uno di noi uccide un essere umano, anche se questi è molto malvagio, si macchia di un crimine e viene punito. Me ne occupo io. Maledetto, la pagherai molto cara! Non sperare di cavartela così. Crepa! Con l'ucciderlo. E se anche fosse? Di che cosa ti preoccupi? Questo è l'uomo che ti ha torturata, giusto? Lo so, ma io non ne posso più di questa terribile, assurda violenza. Non voglio più vedere soffrire nessuno, neanche lui. Lo so che è un uomo malvagio, crudele. Ti prego, non farlo. Non devi ucciderlo. Lo risparmierò. Tu però non piangere più. Non si merita che versi lacrime per lui. Grazie, che il cielo ti benedica. Meno male, sembra che tutto sia finito bene. Già. Non so neanche chi tu sia. Dimmi chi sei, perché sei venuto a salvarmi? Sono uno di loro. Un membro della squadra. Ah, che sciocca! Mi ero scordata di loro! Bene, bene. Mi ero precipitato aspettandomi il peggio e invece tutto si è risolto per il meglio. Non comparire così all'improvviso. Mi hai fatto prendere un colpo. Non hai voluto rivelare la tua identità. Hai qualche ragione particolare per non farlo? Non mi sembrava necessario tutto qui. Già, d'altronde sta a te decidere. Per il momento mi sta bene così. Come va? Non preoccuparti per me, io sto benone. Prenditi cura del mio amico piuttosto. Yukina, come stai? Fermo, non muoverti. Ho il potere di curare le ferite, ti riprenderai subito. Botan, andiamo su a vedere che cosa succede. Perché? Ah sì, buona idea. Aspettami. Mi dispiace tanto, tutto per causa mia. Quelle bruciature. Sono io invece che dovrei chiederti perdono piuttosto. Perché? Beh, sono stati degli umani a farti questo, a essere così spietati e crudeli. Ma ti assicuro che ci sono anche delle persone buone. Ah, Kurama. E tu che ci fai qui? I miei amici, per esempio. Sono un po' sciocchi, è vero? Però sono anche leali e coraggiosi. Credimi, non siamo tutti così cattivi. Non odiarci, ti prego. Anche se ti abbiamo fatto soffrire. Non temere. Questo lo so. Non siete tutti uguali. E mi piacete molto.
Ti ringrazio.